Grazie a chi c'è, grazie a chi ha trovato il tempo. Innanzitutto io mi presento, sono Francesco Radicioni, sono il corrispondente dall'Asia di Radio Radicale. Lo sapete, siamo qui per presentare il rapporto curato da Italia e Birmania insieme dal titolo Silenzi colpevoli, il caso Danieli e Company S.P.A. Ma siamo qui anche per parlare di una guerra dimenticata nel cuore della regione più dinamica del mondo, una guerra civile che va avanti da 70 anni, che è ripresa in modo ancora più violento a partire dal 1 febbraio del 2021, quando dopo un difficile, contraddittorio tentativo di convivenza tra il governo militare e il governo civile in Myanmar, il Tatmadaw, i militari di questo paese del sud-est asiatico, hanno rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi all'indomani del voto che aveva premiato la Lega in modo incontrovertibile, la Lega Nazionale per la Democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi, e represso in maniera violentissima le manifestazioni di migliaia, decine di migliaia di birmani che si erano svolte in tutto il paese. Da allora questo paese è scivolato fuori dalle cronache internazionali, ovviamente compresi da parte dei nostri media, ma lì sul terreno si continua a vivere una situazione totalmente drammatica. Sono moltissimi coloro che hanno deciso di lasciare la parte centrale del Myanmar per unirsi agli eserciti etnici intorno a tutti i confini e stanno combattendo una vera e propria guerra rivoluzionaria, una guerra per liberare il proprio territorio da questa giunta militare. Dicevamo, se non vi diciamo, emoziona la parte più relativa ai diritti umani, migliaia sono i morti, migliaia sono le persone arrestate e ancora nelle carceri del Myanmar, i villaggi bombardati dall'aviazione che bombarda i propri stessi civili dall'esercito del Myanmar, villaggi dati alle fiamme, 2 milioni di persone sfollate all'interno del proprio paese. Questi sono i numeri del Myanmar. Se non vi emoziona questo, siamo all'interno di una sede istituzionale, siamo nella Camera dei Deputati, considerate anche, lo cito solamente en passant, poi daremo la parola appunto ai nostri relatori, il tema di come si finanzia la giunta militare, e cioè attraverso il traffico di droga. La Birmania è un importantissimo hub di oppio, di metanfetamine e delle droghe in generale, sta su un corridoio fondamentale. È un paese che ha un fortissimo significato geopolitico, lo dicevamo, si trova nella zona più dinamica del mondo, incastonato tra Cina, India, e consente a Pechino l'affaccio su un mare che non ha, e cioè sul Golfo del Bengala. Questo è un po' il quadro, diciamo, del paese. Il rapporto di oggi, adesso ce lo illustrerà Cecilia Brighi, appunto segretario generale dell'Associazione Italia-Birmania Insieme, va a parlare soprattutto delle assenze di trasparenza di un paese fortemente sanzionato, dell'assenza di trasparenza di un colosso della siderurgia italiana, cioè proprio l'impresa Danieli, che da tempo lavora in Myanmar, nonostante questa situazione dei diritti umani all'interno del paese. Con questa foto qui che l'associazione ha scelto di mettere sulla prima pagina del rapporto, che illustra appunto l'uomo forte del Myanmar, il generale Min Aung Hlaing, il generale golpista, che consegna un cesto di frutta a tre tecnici con la divisa, con l'uniforme nera e arancione, e con là sopra il logo della Danieli. Cecilia Brighi. Grazie Francesco, innanzitutto vorrei ringraziare l'onorevole Boldrini per averci dato la possibilità di presentare con lei questo rapporto. Ieri abbiamo fatto una prima riunione per costruire una proposta di legge sulla due diligence, è un elemento estremamente importante, fondamentale per il futuro delle imprese
italiane e delle imprese europee, e in questo quadro casca, come si dice, a fagiolo la presentazione del nostro rapporto, perché come avete ben visto questa immagine è un'immagine evocativa, perché MiOnline è dal 2011 capo delle forze armate birmane, dal 2021 è il capo della giunta militare birmana, responsabile di crimini di guerra e contro l'umanità, è inquisito dalla Corte Internazionale di Giustizia, è sanzionato dal 2009 dall'Unione Europea, è di nuovo sanzionato dal 2021 dall'Unione Europea, nel 2019 l'International Court of Justice, Criminal Court decide un'indagine nei suoi confronti e nei confronti dei militari birmani, nel 2020 la Corte Internazionale di Giustizia dà mandato, decide delle misure temporanee che devono essere rispettate per attuare la Convenzione Internazionale contro il genocidio. Quindi questo è il quadro dentro il quale purtroppo si muove e si è mossa nel corso degli ultimi 30 anni l'impresa Danieli. L'impresa Danieli è una grande impresa, è un'impresa importantissima, strategica, nel settore siderurgico, un'impresa estremamente avanzata dal punto di vista tecnologico, estremamente innovativa, sta sperimentando tecnologie green, quindi è un'impresa che può essere il cavallo di battaglia dell'Italia sul piano internazionale, ma contemporaneamente però è un'impresa opaca, è un'impresa che non solo in Birmania ha adottato un approccio estremamente disdicevole, diciamo, non solo perché noi riteniamo che possa aver violato le norme europee, ma soprattutto i principi guida del UN Business Council, che non sono principi vincolanti, come non lo sono le linee guida OCSE sulle multinazionali, che sono state rinnovate nel 2011 e che chiedono alle imprese di attuare la due diligence. Ma è un'impresa che ha lavorato nel corso degli anni, adesso scusate se riesco a utilizzare, nel corso degli anni con la Myanmar Economic Corporation, che è l'azienda, la holding militare birmana, che è stata sanzionata sin dal 2004, di nuovo sanzionata nel 2009 e di nuovo sanzionata nel 2021. Quindi la Danieli ha gli strumenti economici, finanziari, culturali, di staff, per sapere che come dire, non solo sul piano delle norme, ma anche sul piano dell'opportunità politica, non avrebbe dovuto lavorare scusate, che io non so usare il mouse. Ecco, questi sono alcuni dati sostanziali della Danieli che vi dà l'idea della grandezza di questa azienda e dell'importanza che ha nel nostro paese. Cioè 9.700 dipendenti solo in Italia, poi ha un'azienda in Thailandia con mi sembra più di 1.600 dipendenti, ha un grande ritorno economico proprio perché ha una capacità di cambiamento e di investimenti pazzesca. Ma come vedete la Danieli è... purtroppo la slide è piccola, la Danieli è presente dal 1979 in Birmania e ha passato tutti i periodi della prima dittatura, si è rafforzata nel periodo del governo semicivile e si è riregistrata nel 2021 come nuova impresa sotto la giunta militare, quando molte aziende internazionali si sono ritirate, volenti o nolenti, perché come l'ENI è stato... si è deciso a livello europeo che tutte le imprese del settore energetico dovevano ritirarsi. Ma se voi cliccate sul sito della Danieli, la parola Myanmar è inesistente, come è inesistente in tutti i rapporti economici, in tutti i bilanci della Danieli, in tutte le analisi strategiche, la parola Myanmar non esiste. Questo perché in qualche modo si è voluto nascondere questa presenza e questo lavoro con
le imprese dei militari, perché ricordiamoci che la Birmania è stata sanzionata non solo a livello europeo, ma anche a livello dell'ILO. Nel 2000 c'è stata una risoluzione importantissima, la prima di questa organizzazione delle Nazioni Unite, che ha chiesto ai governi, alle imprese, ma anche alle istituzioni internazionali di rivedere i propri rapporti economici con la giunta militare dell'epoca. Quindi c'è stata una presa di posizione chiara degli stessi imprenditori internazionali. 2007 vi ricorderete la repressione della rivoluzione Zafferano, il 2008 l'Unione Europea ha adottato pesantissime sanzioni nei confronti della giunta militare e contemporaneamente nello stesso anno Giacomo Mareschi Danieli inaugura l'impianto numero 4 di Mingian, che è un impianto siderurgico, e lo inaugura alla presenza di tutte le più alte cariche militari dello Stato. Vorrei ricordare anche qui che contemporaneamente, sempre in quell'anno, l'Unione Europea adotta una serie di sanzioni che sono addirittura più forti delle sanzioni adottate dopo il 2021, cioè individua una serie di settori dove è impossibile investire, commerciare, importare ed esportare. E qui c'è in qualche modo una sorta di buco dentro il quale, a mio avviso, si può essere infilata anche la Danieli, perché la norma europea prevede il divieto di lavorare nel settore dell'estrazione del ferro, dei minerali, eccetera, ma non prevede nell'elenco dei settori il settore siderurgico, ma contemporaneamente in un allegato prevede una lista di divieti di esportazione di macchinari che riguardano il settore siderurgico, cioè convertitori, laminatori per metalli, staffe per fonderie e così via. Questo vuol dire che il settore siderurgico, che è il settore della principe per la Danieli, è sanzionato dal 2008. E anche qui di seguito ci sono misure, sanzioni da parte delle istituzioni internazionali come l'Independent International Fact Finding Mission, che sostiene che nessuna impresa in Birmania che commercia o investe in imprese dovrebbe entrare in rapporti commerciali di qualsiasi tipo con le forze di sicurezza del Myanmar, in particolare con il Tatmadaw. Il Tatmadaw sarebbe l'esercito, o qualsiasi impresa posseduta o controllata come filiali o loro singoli membri. Quindi capite che è comunque sempre sia giuridicamente in modo vincolante o meno, la giunta militare e le imprese della giunta militare sono messe all'indice. Quindi, e si sospetta anche che questo è il quadro che risponde il DICA, il DICA, il Director of Investments, dove l'azienda Danieli si registra il 24 di settembre del 2021, quindi neanche un anno dal colpo di Stato si registra per poter lavorare in Birmania, quando tutte le istituzioni internazionali chiedono comunque di una revisione. Si ritiene che le imprese siderurgiche siano fondamentali per la costruzione di armi, materiali per l'esercito, che sono responsabili delle uccisioni. Ci sono stati più di 1.474 bombardamenti aerei nell'ultimo anno, oltre 75.000 edifici sono stati distrutti, 1.500 villaggi distrutti. Allora, la giunta militare sa che si stanno ristringendo gli spazi per poter pagare in valuta pregiata l'acquisto delle armi, in particolare da Cina, Russia, India, e attraverso triangolazioni varie. Quindi ha la necessità di produrre armi nel paese attraverso il rafforzamento degli impianti siderurgici, in particolare Mingian e Pimpet, che sono i due impianti dove la Danieli è presente, e sono due impianti dove le organizzazioni con cui noi abbiamo lavorato, cioè le organizzazioni giovanili della PAO, che è un'etnia locale Shan,
dimostrano che ci sono state. Questa è, sono miniere, in alto le miniere, al centro Pinpet e di lato Minjiang, cioè proprio una sorta di catena produttiva. Le miniere di ferro e di carbone producono per alimentare gli impianti di produzione di energia elettrica e l'impianto di Pinpet. L'impianto di Pinpet produce ghisa e la ghisa va nell'impianto di Minjiang per produrre acciaio. Quindi c'è una correlazione stretta e sono state confiscate migliaia di ettari di terra per la costruzione sia per queste due tre miniere, ma anche per la costruzione dell'impianto di Pinpet e l'impianto di Minjiang. Queste sono le due miniere di ferro e di carbone. E vedete che sono enormi, quindi c'è un impatto ambientale pazzesco, c'è un impatto per quanto riguarda le condizioni di vita dei contadini. Non c'è stata alcuna consultazione, non c'è stato alcun rimborso delle terre e soprattutto non c'è stato alcun investimento per produrre nuova occupazione per questi contadini. Questo è un dato fondamentale perché ha costretto migliaia di abitanti poveri di queste etnie a emigrare soprattutto in Thailandia con rischi per quanto riguarda la loro sicurezza. In questi periodi, quando c'è stata l'espropriazione delle terre, i battaglioni dell'esercito hanno minacciato, torturato e anche ucciso i contadini che si rifiutavano di spostarsi. Noi abbiamo analizzato e correlato, adesso non la faccio lunga, ma voi potete prendere il rapporto che non so dove c'è, tu se l'è tenuto lui. Abbiamo analizzato la violazione possibile delle linee guida OCSE sulle multinazionali da parte di Danieli. Non c'è divulgazione delle informazioni, non c'è conoscenza, non c'è analisi degli impatti negativi che la Danieli, ma complessivamente gli impianti siderurgici, perché la Danieli è dentro un impianto di proprietà dei militari, quindi non è direttamente responsabile della confisca delle terre o dell'uccisione o delle torture fatte dai militari, però c'è una, diciamo, corresponsabilità che riguarda la non attuazione della due diligence da parte di Danieli. Qui non abbiamo il video, ma ci sono foto. Ecco, questo è il sistema informativo di uno degli impianti di Minjiang che è fornito dalla Danieli. Il vicepresidente di Danieli nel 2022 dice: le nostre macchine lavorano l'acciaio che può essere utilizzato per i più svariati lavori, dalle carrozzerie ai carri armati. Certamente non abbiamo alcun controllo su quali mali cambino una volta vendute. Ciò che possiamo garantire è che i nostri clienti non appartengono alle liste degli interlocutori vietati dalle sanzioni. Tutto questo, come dire, mi sembra che non sia vero. Sì, tempo. Quindi quello che noi chiediamo, e concludo, noi non vogliamo, come dire, non siamo un'organizzazione name and shame, punto e basta, o che demonizza il sistema delle imprese. No, noi chiediamo che la Danieli, proprio per la capacità che ha dal punto di vista economico, culturale, innovativo, tecnologico, eccetera, cambi registro, ovvero prima di tutto che interrompe i rapporti con i militari che sono sanzionati alla Corte Penale Internazionale e alla Corte Internazionale di Giustizia, attui la due diligence nel frattempo, cioè sia trasparente, dia le informazioni, lavori con le popolazioni locali, cioè si muova così come viene richiesto sul piano internazionale dagli UN Guiding Principles e dalle linee guida. Chiediamo una modifica del codice etico, che se voi lo leggete è una cosa fuori da qualsiasi impatto, da qualsiasi, diciamo, impresa che ha rapporti internazionali, che si impegni a evitare ritorsioni da parte della giunta militare contro le associazioni che in questi giorni stanno lavorando per chiedere di essere
compensati da queste violazioni delle situazioni locali e poi che contribuisca appunto a riparare e a compensare appunto le situazioni negative. L'ultima cosa che chiediamo è che siccome sappiamo che c'è un sistema scarsamente trasparente, non solo per la Daniele, ma per quanto riguarda le istituzioni italiane, non si riesce a capire, le istituzioni italiane devono imporre sanzioni sulla base delle misure restrittive poste a livello europeo. Io penso che debba essere molto semplice per ciascun cittadino di sapere, a fronte di una violazione delle sanzioni europee, quali sono le sanzioni e quale monitoraggio fa l'Italia rispetto alla presenza delle imprese. Noi abbiamo visto, e qui chiudo, che dal 2019 al 2022 le esportazioni della Birmania in Italia non sono diminuite a causa della giunta militare, ma sono aumentate esponenzialmente. Cioè il 2022 il picco è qua, il 2019 le importazioni della Birmania è così. Quindi vuol dire che il sistema delle imprese in qualche modo ha utilizzato la repressione, l'assenza di diritti, della libertà di organizzazione, di parola, eccetera, per fare business in Birmania. Questo per noi è inaccettabile. Quindi noi siamo disponibili a dialogare con la Daniele, siamo disponibili a lavorare insieme alle organizzazioni sindacali birmane e alla Confederazione Sindacale Birmana e alle organizzazioni della società civile birmana perché questa situazione cambi e che Danieli possa a pieno titolo dire di essere un'impresa multinazionale corretta. Grazie. Grazie a te Cecilia Brighi. Presidente Boldrini, il Presidente Laura Boldrini, molte sono state le sollecitazioni anche che sono arrivate da questo rapporto. Prego. Sì, infatti io ringrazio l'Associazione Italia Birmania Insieme, ringrazio Cecilia Brighi per avermi coinvolta oggi in questa conferenza stampa. Dunque, lo diceva prima Cecilia, io sono qui anche perché proprio ieri infatti, abbiamo tenuto un incontro con alcune realtà importanti che si occupano di due diligence. Cioè, che cos'è la due diligence? È il dovere delle aziende, il dovere quindi delle aziende, di avere attività sia finanziarie che produttive che commerciali nel rispetto dei diritti umani, nei diritti del lavoro e dei diritti dell'ambiente. Quindi noi stiamo lavorando a una proposta di legge su questa tematica che è anche all'attenzione dell'Unione Europea. Sapete che recentemente il Parlamento ha approvato appunto già la direttiva che adesso è nel processo del trilogo. Quindi parlando di questo è emersa anche la situazione in Birmania con tutte le sue drammatiche problematicità, direi, dovuta a questa giunta militare e anche alla situazione della Danieli SPA che opera in quel paese da molti anni. Allora, il rapporto è molto dettagliato. Oggi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che appunto nel quadro di un'esigenza di due diligence questa azienda, come dice nel rapporto, che è un'azienda, lo ripeto, siderurgica, che ha la sede in Friuli, ha una stretta collaborazione con esponenti, diciamo con aziende che lavorano direttamente con la giunta militare. Quindi il rapporto è che la Danieli ha un rapporto con la Myanmar Economic Corporation, che appartiene questa Myanmar Economic Corporation direttamente alla giunta militare. Quindi c'è un rapporto diretto apparentemente tra Danieli e questa azienda e la giunta militare. E allora potreste dire, beh, che male c'è? E no, c'è male come? Perché questa giunta militare, come è stato ricordato da Cecilia, i membri della giunta militare sono, il rapporto questo lo spiega bene, sotto misure restrittive dell'Unione Europea e anche sono indagati dalla Corte Internazionale di Giustizia per, diciamo, capi d'accusa molto pesanti, parlo della giunta militare, il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità ai danni della popolazione rohingya. Dunque, a questo punto bisogna fare chiarezza, no? Bisogna fare chiarezza perché il rapporto non chiede di sanzionare la Danieli. Il rapporto chiede giustamente, chiede chiarezza e
e vuole saperlo dal governo, perché il governo deve sapere qual è la posizione di un'azienda italiana nei confronti di una giunta militare che è altamente compromessa e che è messa al bando. E poi chiede anche qualcosa alla Danieli, cioè alla Danieli chiede di interrompere i rapporti con le imprese birmane che sono di proprietà della giunta militare. E dunque questo mi sembrerebbe il minimo sindacale, si diceva un tempo, così come chiede alla Danieli di attuare dei criteri di due diligence, cioè di responsabilità rispetto alle proprie attività per quanto riguarda i diritti umani, i diritti del lavoro e la protezione dell'ambiente. Credo che siano tutte richieste legittime e in quanto Presidente del Comitato Diritti Umani della Camera io mi sono sentita di in qualche modo accogliere questo invito, perché è giusto fare chiarezza, è giusto che la società civile, quando solleva questioni documentali, abbia anche ascolto da parte delle istituzioni. Questo non si traduce in un processo, questo non si traduce in un je accuse. Questa è una necessità di chiedere a chi di competenza di avere un quadro chiaro e trasparente. Certo, non depone bene il fatto che la Danieli nel suo sito non menzioni mai questo tipo di rapporti e questa attività che svolge in Myanmar da molti anni, come si è detto, dal 1979. Cioè non è una svista dell'ultimo secondo, sai, abbiamo appena iniziato, non abbiamo fatto in tempo a aggiornare il sito. E allora, se questo è, visto che cioè, la Danieli ci sta in Myanmar, anche questa non è una suggestione, perché l'azienda non rende noto che opera anche in Myanmar? Quali sono i motivi che induce l'azienda a non farlo? Questi sono interrogativi legittimi che sia la società civile che le istituzioni hanno il dovere di sollevare in un'ottica di collaborazione. Per cui bisogna riuscire a seguire insieme degli standard di protezione delle persone che lavorano, perché c'è una differenza, no? Tra chi agisce in uno stato di diritto, ci sono degli obblighi, e non è che quegli obblighi vanno bene solo in Italia, poi esci dall'Italia te li dimentichi quegli obblighi, non funziona mica così. Dunque si chiede quindi all'azienda di fare chiarezza, di esplicitare appunto il proprio operato, di attenersi ai principi e ai criteri della due diligence e di anche provvedere per eventuali compensazioni nel caso che ci siano stati dei torti, no? Espropriazioni di terreni, quant'altro, ci può essere di tutto, la gamma è lunga. Quindi io ringrazio l'Associazione Italia-Birmania Insieme, continueremo a monitorare e mi aspetto dopo questo incontro che la società, la Danieli, ci dia la sua versione dei fatti, collabori con noi e finalmente si faccia chiarezza su questa vicenda. Grazie. Grazie Presidente Laura Boldrini. Sì, sappiamo che inizia il lavoro, grazie. D'aula. Grazie ancora Presidente. A questo punto io passerei la parola a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Abbiamo sentito, no? Ci sono stati sia dalla relazione di Cecilia Brighi, sia appunto dalle parole adesso della Presidente Boldrini, molte... il microfono era troppo basso. Molte appunto suggestioni, molti suggerimenti anche per quanto riguarda. Dopodiché io le chiederei proprio qual è anche la situazione sul terreno in Birmania e se il caso, diciamo così, della Danieli è un caso in qualche modo isolato anche tra le imprese occidentali. Grazie. Grazie per la domanda, perché è esattamente questo che si chiede a un'organizzazione per i diritti umani, che non può valutare performance industriali, non ha neanche la minima idea di chi possano essere potenziali competitor, non interessa minimamente tutto questo scenario di competizione industriale, il focus deve essere per quanto ci riguarda sui diritti umani. E allora, a che punto siamo? Siamo da 2 anni e mezzo nel pieno di una crisi che è insieme di diritti umani e umanitaria. I numeri contenuti in questo rapporto, che sono numeri che Amnesty International
non può che confermare, lo dicono chiaramente. Noi abbiamo avuto 25.000 arresti di massa di manifestanti, oppositori, ex parlamentari dal 1 febbraio 2021, cioè dal giorno del colpo di Stato. Abbiamo avuto un numero impressionante di persone uccise in strada durante le proteste pacifiche, almeno 7.000. Una persecuzione giudiziaria nei confronti di dissidenti, figure di primo piano della società civile e delle istituzioni civili di Myanmar, la prima tra tutte Aung San Suu Kyi. Sono tornate le impiccagioni dopo 30 anni, nel 2001, nell'estate del 2001. Ci sono attacchi aerei, è stato ricordato, ben più di 1.000 nell'ultimo anno, con una tendenza all'aumento in questi ultimi mesi. Attacchi dell'aviazione di Myanmar contro insediamenti civili, centri abitati, campi profughi, cerimonia, festival religiosi, festival musicali, che vanno chiamati col loro nome, crimini di guerra. E questo produce una crisi umanitaria che non è di oggi, ma che si sta acuendo, perché gli attacchi colpiscono regioni già povere e marginalizzate, le regioni dove ci sono gruppi etnici che da decenni chiedono il riconoscimento dei diritti. Ci sono stati 2 milioni di sfollati interni, lo ripeto, in diverse situazioni bombardati nei luoghi in cui avevano cercato rifugio, e una situazione di povertà endemica. Ci sono 2 indagini internazionali che riguardano Myanmar, una della Corte di Giustizia Internazionale, l'altra della Corte Penale Internazionale. La prima valuta denunce di uno Stato contro un altro Stato, la seconda valuta le responsabilità penali individuali di figure che sono sospette di aver commesso crimini di diritto internazionale. Ci sono stati in questi anni, almeno secondo l'esperienza di Amnesty International, problemi riguardanti il comportamento di imprese che possono aver favorito la repressione. Una certamente si è interrotta, parlo di un'azienda giapponese di produzione di birra che prendeva le materie prime da Myanmar. Il secondo tema è quello della fornitura di carburanti, che chiama in causa imprese petrolifere e compagnie di navigazione, su cui Amnesty International ha fatto delle denunce, qualcuno ha detto che avrebbe cessato di avere rapporti, altri non hanno risposto. Anche in questo caso, quando arrivano le risposte, sottolineo quando arrivano, è difficile che siano trasparenti. Però c'è questo tema della fornitura di carburante per l'aviazione. E il carburante significa far sì che gli aerei si alzino in volo e vadano a bombardare centri abitati e campi profughi. Ora, la domanda da fare è: Danieli è consapevole di tutto questo? È pronta a rendere conto alla società civile del suo operato e delle eventuali azioni di rimedio del suo operato? Perché qui la parola chiave è stata pronunciata più volte, trasparenza. Ora, io quasi avrei preferito che la foto in cui funzionari di livello, non importa, di Danieli sono accolti con un cesto di frutta da una persona che sospetta di crimini di guerra contro l'umanità. Io quasi quasi avrei preferito che ci fosse stata e che poi venisse tolta, cioè che ci fosse una missione pubblica di aver sbagliato. E il fatto che non compaia nulla delle attività economiche di Danieli in Myanmar è un segno di cosa? Dell'imbarazzo che, se tutto questo avesse un riverbero più pubblico di quanto ha avuto finora, probabilmente la reputazione sarebbe ben intaccata. Ora, ribadito che il compito della società civile non è quello di danneggiare imprese italiane, ma di chiedere che rispettino gli standard internazionali, ribadito che qui non si tratta di usare questa documentazione qui e le denunce di Amnesty International a favore di competitor di Danieli, che, ripeto, non sappiamo neanche chi siano, non ci interessa saperlo, c'è un punto chiaro. Questo rapporto elenca una serie di
linee guida, di risoluzioni, di convenzioni, che io riassumo nell'espressione standard internazionali. Cioè cosa il diritto internazionale pretende dalle aziende e dalle imprese economiche. E la sintesi della sintesi è che le imprese economiche hanno l'obbligo di analizzare e fare una valutazione di impatto sui rischi che le loro attività avranno sulla situazione dei diritti umani e della popolazione del paese in cui si trovano a operare. Se operano in una situazione tale in cui direttamente o, sottolineo, indirettamente si rendono responsabili di violazioni dei diritti umani, devono porre rimedio a questa situazione anche compensando le popolazioni colpite. Questo è ciò che va fatto, nulla di più ma anche nulla di meno. E quindi mi associo, Amnesty International si associa alla richiesta di accountability, cioè Danieli renda conto dialogando pubblicamente con trasparenza con la società civile, perché se vogliamo fare un cambiamento nel campo dei diritti umani questo è il metodo, è il metodo del confronto pubblico, non quello della mancanza di trasparenza, del nascondere informazioni. Ho chiuso, perdonatemi, ma io non ho una votazione ma una visita medica che è di pari importanza. Noi la ringraziamo. La votazione per il futuro del paese, la visita medica per il futuro mio, ma insomma. In bocca al lupo allora. Grazie. In bocca al lupo, grazie mille a Riccardo Nuri, appunto portavoce di Amnesty International in Italia. Io prego nel frattempo Roberto Benaglia di raggiungere qui quello che un tempo si chiamava il tavolo della presidenza, e, appunto segretario generale dei metalmeccanici della CISL, Roberto Benaglia. Noi sentivamo un attimo fa Riccardo Nuri parlare e porsi una domanda, cioè Danieli è consapevole di tutto questo. Ecco, a lei chiederei proprio dalla sua esperienza, lo storico in qualche modo della trasparenza, dell'accountability, e di provare a rispondere a questa domanda. Grazie di Danieli. Grazie. Ci proviamo, anche se ovviamente noi siamo una parte di parte, siamo il sindacato dei metalmeccanici, ovviamente rappresentando i lavoratori di questa azienda molto dinamica, va detto, con grandissimi risultati manageriali e gestionali, però ovviamente siamo un sindacato di valori e di senso, e quindi la nostra presenza oggi è per diciamo, intercettare e testimoniare due fattori. La prima cosa che voglio dire è questa, è il fatto che abbiamo assolutamente bisogno, in un mondo dove le pagine internazionali sono tornate ai noi in maniera tragica, a riempire le informazioni dei quotidiani, di tutti i mezzi di comunicazione, bruciando eventi tragici su eventi tragici. Abbiamo bisogno di tornare a fare luce, a dare spazio alla vicenda tragica del popolo e della democrazia e di chi combatte per la libertà e per la democrazia nel Myanmar dopo il colpo di Stato. Noi siamo un sindacato che ha una forte tradizione internazionale e tramite anche l'Associazione Italia Birmania, che ringraziamo, abbiamo tessuto nostre piccole ma dirette azioni di solidarietà con i sindacalisti del settore industriale del Myanmar, che sono prevalentemente concentrati non nel settore metalmeccanico, è fortemente vocata all'industria tessile di trasformazione di prodotti appunto tessili. I lavoratori sindacalisti vivono una condizione che non è meno tragica di quella della popolazione e delle forze democratiche, perché in Myanmar, non solo nelle aziende di grande interesse strategico come quelli che sono i produttori di acciaio, ovviamente bene preziosissimo, ma anche nelle fabbriche con produzioni più normali, i militari governano le fabbriche, i sindacalisti sono repressi e sono cacciati, c'è una rete internazionale di solidarietà, per fortuna c'è Facebook che ormai permette di contattare i lavoratori direttamente in maniera diretta, ma c'è un'azione di forte diciamo, attacco alle libertà sindacali e democratiche che noi dobbiamo e vogliamo sostenere. E quindi dico subito che far tornare la vicenda del Myanmar e di tutto il sud-est asiatico al centro di un'attenzione anche nel nostro paese, di tutte le forze del mondo europeo, democratico, credo che sia un grandissimo interesse. Noi ci proviamo per la nostra tradizione sindacale. La seconda questione però è questa, appunto. Io parto da questo dato, siamo nell'epoca dell'economia e addirittura del capitalismo ESG,
che tutti sapete che cosa vuol dire. Vuol dire che oramai tutti gli stessi investitori mondiali, gli stessi fondi di investimento mondiale, per preservare i loro interessi e i loro investimenti, stanno chiedendo, plasmando, sostenendo tutto il mondo economico, il mondo industriale, il mondo privato, a principi di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale e di sostenibilità gestionale. E allora appare questa vicenda ancora più contraddittoria, non solo per le violazioni delle regole internazionali che presidiano appunto il divieto di investire, intervenire, collaborare con giunte militari come quella del Myanmar, ma noi pensiamo che sia il momento di passare da codici o da autodichiarazioni di responsabilità sociale ad una verifica concreta da questo punto di vista. Il tema della responsabilità sociale dell'impresa oggi viaggia nelle politiche manageriali in maniera molto trasversale e molto diffusa. Ecco, noi crediamo che un'importante e brillantissima azienda, che tra l'altro è al centro anche di futuri investimenti, io mi occupo di siderurgia, i futuri investimenti di decarbonizzazione di Taranto piuttosto che di Piombino passeranno dalla grande capacità tecnologica di questa importantissima e positiva impresa di poter essere un grandissimo partner. Ecco, noi crediamo che appunto in un'impresa molto moderna, molto dinamica, molto capace, zone opache o zone d'ombra non ce ne debbano essere. Quindi nel dialogo, nella positività delle relazioni sindacali, noi siamo un sindacato partecipativo, siamo un sindacato non antagonista, siamo un sindacato del dialogo, del confronto, ma ci poniamo il problema di tutelare i lavoratori italiani, questo è il nostro principale mestiere, ma non ci dimentichiamo mai, perché così siamo nati e siamo cresciuti, di guardare alla complessità delle dimensioni aziendali, e la nostra azione di solidarietà internazionale è assolutamente molto forte. Quindi il piccolo segnale che lanciamo è che l'azienda apra una riflessione, apra un canale di dialogo con le associazioni competenti, con lo stesso sindacato, con le istituzioni, per valutare come migliorare la propria capacità dinamica sui mercati mondiali, come sicuramente essere in regola con il rapporto, lo dice chiaramente, con le linee guida OCSE, con tutti gli impegni che l'Unione Europea e l'OIL hanno messo da questo punto di vista, perché pensiamo che nel dialogo si debbano rispettare le regole internazionali e si possa costruire un sano modo di fare azienda che sia efficace, che non vada a minare quella che è la capacità appunto di portare i paesi ad avere sviluppo economico, ma ad avere soprattutto democrazia, che è una cosa che avevamo dato per scontato nei decenni del Novecento, che oggi invece pare essere messo un po' in difficoltà. Quindi è una piccola testimonianza che tesa appunto a far sì che anche dal mondo sindacale e dall'ambito delle relazioni che noi presidiamo, il dialogo e il confronto possa aiutare, e ci muoveremo in questa direzione, a far sì che il gruppo Danieli sia responsabile di se stesso, responsabile dell'attività, pratichi quella sostenibilità che oggi è assolutamente importante per fare una buona economia, come abbiamo bisogno di fare. Tutto qua. Grazie mille a Roberto Benaglia, segretario generale appunto dei metalmeccanici della CISL. A questo punto io passo la parola a un collega di Atlante delle Guerre, Alessandro De Pascale, con cui tra l'altro siamo stati in Myanmar proprio abbastanza di recente, con un viaggio un po' avventuroso, mettiamola così, ma che ci ha consentito in qualche modo di toccare con mano la situazione lì. Sì, io lavoro appunto per l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, siamo una pubblicazione annuale, un vero e proprio atlante delle guerre e delle situazioni di crisi che ci sono nel mondo, quindi le seguiamo tutte. Ovviamente anche il Myanmar seguiamo molto, abbiamo poi un sito internet aggiornato quotidianamente e, come appunto raccontava Francesco, siamo recentemente stati insieme in Myanmar, un viaggio non facile, nelle aree liberate, ovvero nelle aree che sono controllate ora dai ribelli. È un controllo sul terreno, ovvero l'esercito birmano, quindi i golpisti, non entrano con truppe di terra su quel territorio, ma i bombardamenti sono continui. E abbiamo visto insomma gli effetti di questi bombardamenti sui villaggi civili e anche quelli che possono essere considerati veri e propri crimini di guerra, ovvero bombardamenti su ospedali. Abbiamo visto in particolare un ospedale che era stato colpito poco prima e poi un altro ospedale temeva da un giorno all'altro un bombardamento perché aveva da poco curato dei ribelli e quindi ritenevano di essere uno dei prossimi obiettivi, tanto che abbiamo ovviamente deciso di non rivelare la posizione di questo ospedale, erano appunto abbastanza preoccupati.
tutti volontari, cioè sia il sistema scolastico che il sistema sanitario messo in piedi nelle regioni controllate dai ribelli è senza fondi. Gli aiuti al Myanmar sono praticamente inesistenti. E qui un'organizzazione appunto democratica di volontari che lavorano gratuitamente, che hanno rimesso in piedi il sistema scolastico e quello sanitario. Detto ciò, ovviamente io cerco fin dall'inizio della mia professione giornalistica di fare giornalismo d'inchiesta, e quindi anche quando sono non sul territorio, come Atlante e con altri media con i quali collaboro, cerco di tenere accesi i riflettori, no? Su appunto le guerre e le situazioni di crisi che seguiamo, e fin dal colpo di Stato ho pubblicato diverse inchieste, molte delle quali proprio su appunto i rapporti che la giunta ha con le imprese, anche italiane e più in generale occidentali, quindi quelle sottoposte alle sanzioni da parte dell'Unione Europea. Una emblematica è stata quella che ha riguardato la Chedite, una ditta franco-italiana che ha sede a Livorno, per la questione delle cartucce da caccia che sono state trovate sul teatro delle manifestazioni represse nel sangue dalla giunta e che appunto riportavano il marchio Chedite. Successivamente foto analoghe, e quindi prove analoghe, ci sono arrivate anche dall'Iran, ovvero per la repressione delle manifestazioni che il governo iraniano, il regime iraniano ha fatto in seguito alla morte di Mahsa Amini. Non c'è stata, al pari della Danieli, un'interlocuzione con la Chedite, ovvero non hanno voluto rispondere alle nostre domande. Si è però interessato il precedente governo italiano, che ha condotto degli accertamenti, e in quel caso si ipotizza una triangolazione, ovvero non una vendita diretta, perché come si aggirano le sanzioni? Con le triangolazioni, ovvero con il passaggio attraverso un paese terzo. In quel caso delle cartucce si ipotizza la Turchia, sia perché è una delle esportazioni che appunto il governo italiano ha accertato nel caso della Chedite, e sia perché questa ditta fino a qualche anno fa aveva una partecipazione diretta in questa ditta turca di Stato, la Yavalaskar, e quindi è l'ipotesi di triangolazione più realistica è quella che sia avvenuta appunto attraverso la Turchia. Oppure spesso mi trovo a confrontarmi con una grandissima impresa di Stato, il gruppo Leonardo, l'ex Finmeccanica, grandissima azienda con una partecipazione quindi da parte del Ministero dell'Economia, quindi di Stato. Nel caso del Myanmar era per la vendita di degli aerei da trasporto, quindi aerei civili, però sappiamo bene qual è la questione del dual use. In quel caso ancora più accentuata, perché questi aerei, alla vendita di questi aerei è abbinata anche un manuale per la trasformazione di quei velivoli civili in velivoli militari. Oppure, non so, insomma, i casi sono stati diversi. Prima il sindacalista parlava della questione sindacale, e un'altra è stata sul tessile. Quell'inchiesta, mi ricordo il titolo, Gli schiavi del telaio, perché è un'inchiesta che era stata pubblicata nel luglio del 2022, ed erano allora 61 i brand europei del tessile che continuavano a produrre in Myanmar nelle condizioni che si citavano prima, ovvero sindacati messi fuori legge, leader sindacali incarcerati, uccisi o che continuano a rischio della vita a operare in clandestinità. Io ci tengo a ringraziare tutti i birmani che operano in clandestinità e che ci consentono di tenere i riflettori accesi su ciò che succede in Myanmar grazie alle informazioni che ci passano. Lavoro al telaio 60 ore a settimana, $1,78 al giorno, 68 mi correggono, 10 centesimi in meno addirittura, e appunto sindacati aboliti totalmente, allora erano 61 i brand europei, gli unici che si erano ritirati erano Benetton e Geox. A OVS allora aveva annunciato di farlo, ma c'erano tre marchi italiani che, secondo appunto le risultanze che c'erano provenute da lì, dai sindacati locali, in quel momento continuavano attraverso committenti cinesi, insomma non direttamente, però appunto poi gli arrivava il Made in Myanmar, il prodotto, e c'erano tre marchi che continuavano insomma a operare. Questo perché sono due le questioni importanti, e qui aggiungo... Questo è un OVS Made in Myanmar, ma addirittura ho individuato una partita di gilet della CGL acquistati da un fornitore spagnolo, mi pare comunque europeo, e questa partita non era totalmente Made in Myanmar, ma all'interno c'erano dei gilet Made in Myanmar, CGL. Questo per dire che insomma sia la questione che riguarda il lavoro lì,
E poi c'è, ovviamente, come tutti i regimi o le giunte sottoposte a sanzioni, hanno necessità di valuta estera e quindi la vendita di prodotti è fondamentale. Un altro caso emblematico è quello del tech, il legno che viene molto pregiato, molto costoso, rarissimo, perché ormai le foreste sono ridotte ai minimi termini, il Myanmar è uno dei paesi che le ha ancora, e in quel caso erano 26 le aziende italiane che avevano avuto importazioni dirette dal Myanmar, e in quel caso in realtà non si scappa, perché tutto il tech birmano passa attraverso le aziende dei conglomerati della giunta, quindi semplicemente sulla base di quello che è il sistema sanzionatore attuale, il tech birmano non può essere acquistato dalle imprese europee. E in quel caso appunto le imprese sotto i riflettori, e che attraverso dati doganali di importazione attraverso la Croazia ma anche direttamente in porti italiani, importavano legno birmano e lo lavoravano o lo rivendevano, e questo è denaro sonante per la giunta, perché ovviamente sono transazioni in valuta che è pregiata, che è quella straniera, visto che la loro moneta, al pari di altri paesi di quel tipo, è praticamente carta straccia non convertibile, giusto? Bene, io ho esaurito il mio tempo e vi ringrazio. Grazie ad Alessandro De Pascale, appunto giornalista di Atlante delle Guerre. Sono le 15:27, quindi abbiamo 3 minuti praticamente. Ok, quindi posso prendere almeno 2 domande, se ci sono, eccoci qui. Se ci sono appunto domande, diamo la priorità ovviamente ai giornalisti, essendo formalmente una conferenza stampa, quindi se c'è o se c'è qualcuno che ha domande, ovviamente siamo pronti a prenderle. Mi pare di no, vedo uno sguardo severo però il tempo che sta concludendo, e allora noi vi ringraziamo ovviamente. Allora facciamo chiudere Cecilia Brighi. No, io intanto vorrei ringraziare a parte l'onorevole Boldrini per averci dato la possibilità di essere qui oggi, ma anche Roberto Benaglia, la FIM, soprattutto i sindacati, la Confederazione Sindacale Birmana e il PAO Youth Organization, che ci ha aiutato in questi mesi a scrivere questo rapporto, ad avere i dati dal terreno. Ovviamente voi due con cui ogni tanto interloghiamo, e poi i nostri amici, gli iscritti da Italia Birmania insieme, che ci hanno aiutato tecnicamente, Capusons e altri, a preparare questo rapporto. Non è stata una cosa facile, bisognava raccogliere una serie di dati sparsi, bisognava scavare, abbiamo scavato. Sicuramente non abbiamo scavato del tutto, perché ci sono ancora delle ambiguità che vanno comprese, soprattutto quelle che riguardano il funzionamento delle strutture di monitoraggio da parte dell'Italia e di sanzionamento delle violazioni eventuali da parte del sistema delle imprese italiane che a vario titolo continuano a lavorare o hanno lavorato in Birmania. Questa cosa ancora oggi non è chiara, cioè non è chiaro come, secondo quello che nel rapporto è scritto chiaramente, l'Unione Europea definisce le sanzioni, è in capo agli Stati di porre atto rispetto alle misure restrittive eventuali sanzioni pecuniarie o penali, non si capisce ancora oggi in Italia chi le deve fare a seconda di quali. Allora, per quanto riguarda l'everything but arms, cioè il traffico di armi, è chiaro che è l'UAMA che deve porre le sanzioni, ma per quanto riguarda le altre violazioni ma gli stessi funzionari del Ministero degli Esteri non sanno bene chi fa cosa e chi deve fare cose. Questo è, a mio avviso, veramente, bisognerebbe che ci fosse un sistema molto trasparente di accesso da parte della società civile, dei cittadini, per capire a fronte di un'eventuale violazione. Noi abbiamo parlato di Danieli, ma abbiamo parlato anche di tessile abbigliamento, OVS, altri marchi, cioè, non si capisce qual è chi deve attuare il sistema di monitoraggio. È tutto molto opaco,
È molto opaco qui e ancora più opaco ovviamente in Birmania, dove ovviamente l'ambasciata italiana lavora in una condizione di maggiore difficoltà, perché è dentro una situazione di oppressione di una dittatura che controlla tutto e tutti. Quindi questo credo che sia un elemento importante che le istituzioni italiane devono chiarire per far sì che i diritti umani vengano rispettati, soprattutto nel sistema delle imprese, ma non solo, le popolazioni che sono vittime del comportamento scorretto delle imprese, e i lavoratori e le lavoratrici. Credo che questo sia un elemento importante su cui bisogna continuare a riflettere, che le istituzioni italiane devono chiarire perché hanno una responsabilità precipua rispetto a questa questione dell'attuazione dei diritti umani rispetto ai soggetti italiani che operano nel mondo. Grazie. Scappiamo. Grazie a tutti. Grazie ancora, a Cecilia Brighi, grazie appunto all'Associazione Italia-Birmania Insieme. Il rapporto è qui, noi lasciamo la sala. Grazie ancora.